Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. In questo video vi mostro i prodotti finiti per quanto riguarda la cura della casa, che a questo giro sono molti. Se sentite un rumore di sottofondo, tipo un ronzio, una cosa, è il ventilatore. Sto morendo di caldo e ho la finestra chiusa perché ho spalancato le persiane in modo da far entrare più luce, però ho dovuto chiuderla perché altrimenti Olivia mi si butta di sotto, quindi sto sudando. Allora, ho finito un bel po' di cose per la lavatrice. Io qualche anno fa, 2 anni fa mi sembra, lavoravo in una mesticheria nel mercato della mia città e ho imparato vari trucchetti e la signora che era la proprietaria del negozio è una persona molto onesta e quindi preferiva consigliare dei prodotti magari meno costosi ma più buoni. I clienti contentissimi, lei ovviamente ci guadagnava meno. Guadagnava la fiducia però del cliente, quindi ho imparato delle cosette, dei trucchetti. Allora, intanto il Blix candeggina delicata, questo qua costa meno di 2 euro e sono 1,750 litri. Praticamente questo prodotto è il solito identico della candeggina delicata dell'omino bianco, lo stesso, però costa molto molto meno. E vi posso garantire, perché io in casa mia lo utilizzava la mia nonna e lo utilizzo anch'io, e anche nel negozio dove lavoravo, perché io questo lo compro lì, vedevo che effettivamente tutte andavano a comprare questo. Di candeggine delicate dell'omino bianco non se ne vendeva punte quasi. Quindi ve lo straconsiglio perché costa pochissimo. Qua c'è scritto ideale per i pavimenti, da viva colori, bianchi e colorati. Al muschio non ne ho idea, non l'ho mai usata, comunque effettivamente ha una buona profumazione. Io lo utilizzavo, l'ho utilizzato a volte anche per i colorati, però più che altro lo utilizzo quando lavo i bianchi per farli un po' più brillanti. Mi piace, l'ho finito oggi e lo vado subito a ricomprare domani mattina. Solito discorso di quello, c'è il Lisoform, mi sembra, quello l'additivo per il bucato igienizzante. Praticamente il disinfetto è una sottomarca che costa pochissimo, è 1 litro, costa veramente molto poco, tipo 1,40 euro contro i 5 euro dell'altro. Vi dura comunque tanto e fa la stessa identica funzione, è il solito prodotto praticamente. Io lo metto ad ogni lavatrice, sempre, bianchi, colorati, sempre. Non ha una profumazione particolare, quindi non si sente poi, non si sente sui vestiti, anzi la profumazione, devo dire la verità, è molto buona. Comunque sui vestiti non si sente, quindi io ve lo straconsiglio perché costa molto meno, però il prodotto è lo stesso, quindi niente, questo. Ho finito 2 confezioni, anche queste le prendo al solito negozietto, però si trovano anche in altri posti, io le pago 1 euro. Sono gli attiracolori della Gamex, io compro solo questi e ho comprato un altro tipo, ma solamente perché erano scontati e venivano 99 centesimi. Quindi c'è un centesimo meno di questi, l'ho presi, però io in genere prendo solo questi. Io separo i bianchi, tutto il resto metto insieme, neri, colorati, ma anche cose tipo gialline, verdoline, quindi colori tenui che potrebbero comunque macchiarsi con altri colori, io metto tutto insieme. Con questo sono a posto, costano poco, funzionano benissimo, ce ne sono 10 all'interno. Quando devo fare una lavatrice molto carica, con molte cose colorate, magari dentro ci infilo delle cose con colori molto chiari, allora magari metto 2 fogliettini per essere più sicura, ma in realtà ne basterebbe uno e questi ve li consiglio assolutamente. Ho finito il Lisoform detersivo igienizzante classico, l'avevo trovato in offerta, mi è piaciuto, non mi è piaciuto moltissimo il beccuccio fatto così, perché io non riesco a dosarlo così, mi serve il tappino. E quindi ecco, ho recuperato un altro tappino perché non ho il dosatore e l'ho utilizzato con quel tappino lì. La profumazione mi è piaciuta, mi ha dato l'idea però che mi è sembrato che mi sia durato poco, ecco. Comunque l'ho preso perché era in offerta. Mi è piaciuto, potrei ricomprarlo se lo ritrovo in offerta.
Poi, sempre per la lavatrice, ho finito il solito Lenor quello blu, l'ammorbidente. Io utilizzo questo, quello diverso da Natura Conad, perché sono gli unici che non mi fanno allergia. Mi era stato consigliato di non utilizzare gli ammorbidenti, però perché mi avevano detto appunto che quelli creano allergia molto spesso, quindi insomma a me mi fanno allergia anche i detersivi, quindi non solo gli ammorbidenti. E quindi vabbè, cioè in qualche modo questi si devo lavare. L'ammorbidente comunque io lo metto non tanto per rendere i capi morbidi, ma semplicemente perché a me piace sentire il profumo di qualcosa. Cioè io voglio sentire il profumo dell'ammorbidente perché mi dà l'idea di avere dei capi puliti, freschi. E allora è per questo che lo utilizzo. Questo qua io lo metto, non mi sono mai creata, ho visto un po' di video sui prodotti finiti per la casa e tutte parlavano di mix di odori tra detersivo, ammorbidente, questi due insieme puzzano, questo, io non mi sono mai creata di questi problemi, non ho mai notato dei mix di profumi particolari, sarà che Lenor ha una profumazione comunque, anche se questa qua blu è delicata, però ha una profumazione particolare e quindi sovrasta tutte le altre profumazioni, non ne ho idea, comunque non ho mai avuto di questi problemi. Le altre profumazioni di Lenor non mi piacciono, comunque mi danno un po' fastidio, mi piace solo questo blu. Ultimo prodotto per la lavatrice è la seconda confezione, la prima ve l'avevo fatta vedere nell'altro video dei finiti per la casa. Questo è il General Total Color Basta Separale Basta Separare Formula Antitrasferimento dei Colori, 19 lavaggi, l'avevo preso in offerta, erano due confezioni, non mi ricordo se era in super offerta o se tipo ne prendevi due e ne pagavi una, non ne ho idea. Comunque mi è piaciuto, appena lo trovo in offerta lo ricompro, ha una buona profumazione, mi è piaciuta di più la profumazione di questo qua, però mi ha dato l'idea, questo secondo me, questo è 18 lavaggi, questo 19, secondo il mio cervello, poi non mi sono messa a contare, così a impressioni mi è sembrato che questo mi fosse durato molto di più, non ne ho idea, cioè non so se è vero, però l'impressione è questa, comunque mi è piaciuto. Poi ho finito il Napisan, questo qua è lo spray igienizzante per le superfici, limone e menta, adatto per superfici a contatto con alimenti, non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici, non serve risciacquare. Allora, io il Napisan lo utilizzo per igienizzare e disinfettare la lettiera di Olivia. Anche se c'è scritto di non sciacquarlo, io lo risciacquo sempre perché comunque tutte le superfici dove lei ha contatto, soprattutto se sono le sue cose, preferisco sciacquarle e non avere residui perché poi lei si lecca le zampine, poi non so mai se possono darle fastidio, ecco, quindi lo risciacquo. Mi è piaciuto, però io in genere utilizzo quello normale, senza profumazione, infatti ho ricomprato quello lì. Perché preferisco anche lì, visto che lo utilizzo solamente per la sua lettiera, preferisco non metterci profumazioni, cose che hanno un profumo, preferisco di no, per lei. Quindi va bene che poi risciacquando non si sente, però mi è piaciuto, pulisce molto bene la lettiera, toglie tutti gli odori, toglie tutto lo sporco, io ne andavo a spruzzare una bella quantità, bella abbondante, lasciavo agire, strofinavo con un pannetto, e poi sciacquavo tutto per bene e poi andavo ad asciugare la lettiera. Mi è piaciuto, compro solamente il Napisan in spray per pulire la lettiera. Ho utilizzato il... Ah, guarda, c'era un'altra cosa per la lavastoviglie, per la lavatrice, il Cura Lavatrice Sole. Utilizzo solo questo semplicemente perché trovo questo che costa poco, sono due confezioni. Sì, mi piace anche la profumazione, però io vorrei riuscire a togliere nella guarnizione, ci sono dei residui scuri che io non riesco a togliere con niente. Quei residui scuri a volte mi vanno nei vestiti e ecco, fa un po' schifo. Ho provato anche col bicarbonato e l'aceto, tutte consigliano il bicarbonato e l'aceto per pulire qualsiasi cosa. Io sinceramente ho provato a utilizzare il bicarbonato e l'aceto per pulire l'interno del vetro del forno che è rimasto identico, sembra ultra sudicio ma in realtà è semplicemente perché non viene via nulla. L'ho utilizzato per pulire magari le cose delle mattonelle che sono un po' nere, l'ho utilizzato per la lavatrice
A me non funziona niente, nel senso io lo metto, lo faccio anche un po' sfrizzare, ma io tutti questi risultati che vedo nei video con me non lo fa, cioè non ce l'ha, quindi nel senso boh, che vi devo dire. Inoltre l'aceto, a me la profumazione dell'aceto mi fa venire il vomito, quindi io lo utilizzo solamente una goccettina nella lavastoviglie per non far venire il calcare sulle pentole, basta. Ecco, per quello scopo lì è fantastico, per tutto il resto io l'aceto non lo utilizzo più. Quindi sto andando avanti con questa Geggio cura lavatrice che utilizzo una volta ogni 2 mesi, ogni 3, una roba del genere. Sì, effettivamente è un po' meglio, più che altro toglie l'odore cattivo che può venire nella lavatrice, costa poco e sicuramente andrò poi a ricomprare questo perché costa poco. Poi ho utilizzato e finito il Pril, è lo sciogli grasso con sgrassatore attivo Gold, extra azione contro lo sporco bruciato, questo qua, questo è il mio preferito, però costa un po', quindi quando lo trovo in offerta acquisto il Pril, quando non è in offerta acquisto il Prendi. Anche lì il Prendi ho imparato a conoscere questa marca quando lavoravo in questa mesticheria, è un marchio che costa una miseria e i prodotti sono fantastici, al pari di delle grandi marche, semplicemente non si paga il marchio, non si paga la pubblicità che si può pagare con un omino bianco o un finish eccetera. Comunque, mi piace, provo varie versioni, io in genere acquisto quella che trovo in offerta, ho provato quella limone che mi piace molto, comunque insomma sono tutte buone. Ha due colori, ora qua è tutto schifittoso comunque, ha due buchetti, sono praticamente due contenitori separati. La profumazione di questa, devo dire la verità, non è proprio tra le mie preferite, ma non è male, lava molto bene, qua c'è scritto che deterge, brillante, azione sale, protezione delle decorazioni, splendi acciaio, azione salvavetro, azione sgrassante, potere disincrostante, non lascia residui, libertà di dosaggio, azione a 40 gradi, insomma bla bla bla, c'è una sfilza di cose, non lascia residui è vero, comunque vabbè mi piace anche perché per quello che costa insomma. Ultimo prodotto è questo qua che è il Blix, quindi sempre la stessa marca di questo, ed è il lavapavimenti senza risciacquo igienizzante, e questo è al profumo di bosco. Ci sono varie profumazioni, questo qua sono 1 litro e costa 1 euro. Questa profumazione qua a me piace molto perché mi ricorda delle caramelline che comprava il mio bisnonno, e quindi niente, questo mi piace, cioè, se no la lavanda, insomma varie profumazioni, agrumi. Costa poco e fa molta cioè, molto profumo, non è una cosa esagerata, però si sente una volta dato il cencio questo profumino nell'aria, che a me piace perché mi piace avere un po' di profumino in casa, di pulito, ecco, non mi piace avere dei profumatori per ambiente, però mi piace che si senta il profumo di pulito, e questo mi piace perché costa 1 euro, quindi se devo fare un lavaggio del pavimento più profondo, devo sgrassare qualcosa dal pavimento, non vado ad utilizzare questo. Se però è un lavaggio del pavimento così quotidiano, dove non c'è da togliere grande sporco, non è la giornata della settimana dove io mi metto lì e faccio le pulizie a fondo, allora utilizzo questo perché comunque lava bene, non lascia residui sul pavimento e lascia quel che di profumo, e mi piace. Quindi anche questi qua per il pavimento della Blix ve lo straconsiglio perché costano poco e fanno il loro dovere e la loro anche figura, perché che lasciano un buon odore in casa. Vorrei ricomprarlo, non so se acquistare questo perché mi ricorda il mio bisnonno o quella alla lavanda perché a me la lavanda piace, deciderò e vedrò. Comunque questa è anche una profumazione abbastanza fresca. Quindi questi erano i miei prodotti finiti del periodo, se avete qualche consiglio da darmi sono tutta orecchie, anzi mi fa piacere avere degli scambi con voi in modo da non avere l'impressione di fare video solamente per me stessa. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo aiutate il mio canale a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!